Rocket, tranquility, we copy you on the ground. New possibilities are opening up for scientific cooperation between countries. 2-1-0-0-7-0. Liftoff. Americans return to space as Discovery clears the tower. Discovery, go in throttle up. Discovery, roger, go for deploy. È la prima collaborazione nell'esplorazione dello spazio con una società privata. Non vedo l'ora di assistere questo lancio del SpaceX Crew Dragon. Grazie all'Agenzia Spaziale Italiana per l'organizzazione di questo programma, parte 2, e un ringraziamento speciale al Generale Viture per tornare per il programma stasera. E adesso andiamo a Francesco Rea dell'Agenzia Spaziale Italiana. Grazie Marlene, nice, grazie mille ancora per questa nuova occasione di incontro. L'altra sera abbiamo seguito in diretta insieme a Marlene Nice, ma anche l'astronauta americano Ann Fisher, come dire, le fasi di avvicinamento di un volo che si è fermato solo a 16 minuti dal via per ragioni di tempo, nel senso di weather, come si dice negli Stati Uniti, quindi legate alla meteorologia. Oggi siamo di nuovo qui, vogliamo farlo perché questa iniziativa che abbiamo svolto con la missione diplomatica statunitense in Italia ci ha accompagnato in questi quasi 3 mesi di attività, nel quale c'è stato il lockdown, nel quale abbiamo dovuto stare a casa, ma anche a quel punto fare molto da casa. Oggi seguiremo un evento storico, lo seguiremo ancora con Roberto Vittori, generale dell'Aeronautica Militare, pilota collaudatore, nonché astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Ciao Roberto, buonasera. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Ecco Roberto, da te sono le 3 del pomeriggio, se ricordo bene i fusi orari. Sono le 3 esattamente 20 minuti dal momento del conto alla rovescia che va a zero, quindi accensione dei motori. Il tempo sembra dare l'opportunità, siamo go for weather, cioè per ora ci sono le condizioni per il lancio. E le nuvole vanno e vengono. Vediamo, per ora sembra tutto confermato per il lancio. Ecco, una domanda Roberto, noi l'altra sera abbiamo seguito tutte le varie fasi, eravamo abituati con lo shuttle, non so se mi stai seguendo, perché eravamo abituati con lo shuttle al fatto che comunque il tempo che lo dovesse preoccupare non riguardava solo gli Stati Uniti, ma anche i possibili posti dove avrebbe dovuto rifugiarsi in caso di fallimento del lancio. Perché questo tipo di razzo ha avuto quel problema meteorologico? Alla Soyuz è difficile che il tempo possa condizionare il lancio. Lo shuttle era un aeroplano che veniva messo in orbita come in maniera simile a come viene messo in orbita un satellite, cioè decollava come per tramite di un razzo, ma in effetti nel
caso di un'emergenza atterrava come un aliante. Per questo, prima di dare autorizzazione al decollo, nel caso del programma Shuttle, nel caso delle missioni dello Space Shuttle, era necessario non solo avere la certezza del tempo meteorologico al Kennedy Space Center in Florida, ma anche in quelle che erano le opportunità di atterraggio in emergenza, che erano in Spagna, in Europa in generale, comunque in Africa. Questa per la particolarità della traiettoria che effettuava lo Shuttle, per l'appunto un ibrido tra un aeroplano e uno spazioplano. La Crew Dragon invece è una capsula, è una classica capsula. Nel caso di emergenza, quello che accade, la capsula viene estratta dal razzo Falcon 9 e portata poco distante dal razzo stesso. Quindi non ha nessun problema, nessuna necessità di avere dei posti dove atterrare. In questo senso possiamo tranquillamente dire che rispetto allo Shuttle è un passettino indietro, seppure il Crew Dragon ha tutta una serie di vantaggi. In primis è la prima opportunità, la prima iniziativa completamente privata fatta da SpaceX, fondata da Elon Musk, di capsula privata Crew Dragon a bordo di un razzo privato, il Falcon 9, quindi è assolutamente un primato esclusivo. Tuttavia lo Shuttle aveva questa possibilità in più, e cioè atterrare come se fosse un aeroplano, ed è per questo che per l'appunto, prima di dare il go for launch, nel caso nostro, 16 maggio del 2011, a bordo dello Shuttle Endeavour, noi abbiamo dovuto attendere anche le condizioni meteo opportune nei vari aeroporti d'emergenza. Bene, vediamo le immagini. Sulle immagini scorrono sul NASA Channel, non so se anche tu hai modo di dargli un'occhiata. Insomma, i serbatoi sembrano essere stati riempiti, i nostri due protagonisti, che sono gli astronauti destinati a questa missione, con queste belle tute nuove, devo dire anche la capsula, insomma, tutta la strumentazione si distingue da quella che ci hai fatto vedere l'altra sera, che appunto dello Shuttle. Quindi sembra andare tutto bene. Che cos'è che ci dobbiamo attendere? Ormai mancano 15 minuti al go, soprattutto regolarmente. Ormai l'attesa è completare le preparazioni, il rifornimento di propellente, completare le ultime verifiche e sperare che non ci sia un'interferenza di nuovo del tempo meteorologico. In questo momento Doug e Bob sono a bordo, sono ormai stanno impazientemente attendendo il conto alla rovescia, il countdown che va da zero. Bob e Doug sono due astronauti di NASA della classe 2000. Io e Paolo Nespoli siamo della classe 98, dei due anni prima. La nostra classe, identificata come Penguins, aveva 31 astronauti di varie nazionalità. Dopo di noi, nel 2000, arrivò la classe successiva, per l'appunto, all'interno del quale c'era Doug e Bob. Tipicamente la NASA fa una selezione nuova ogni due anni, e in questo credo che quest'anno proprio sia stata un'altra, a dimostrazione del rapido turnaround, del rapido ricambio negli Stati Uniti, e Bob e Doug sicuramente passeranno alla storia, così come quelli che sono destinati a volare su Starliner, dove in realtà ci sono due in particolare che sono della classe nostra, e in particolare Chris Ferguson, che è anche adesso capo pilota collaudatore, astronauta collaudatore della Boeing per Starliner. Quindi in effetti la classe nostra è quella immediatamente dopo, 1998-2000, ha visto tutta la nascita, la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, fino all'arrivo dei privati, come sta accadendo oggi con questo storico evento di Crew Dragon, che è destinato a dare di nuovo, dopo nove anni di attesa, dopo lo Shuttle, accesso allo spazio
agli americani con un razzo americano che decolla da una rampa americana, tra l'altro la 39A, la stessa da cui decollava lo shuttle, lo space shuttle, e da cui è decollato il Saturn dell'allunaggio. Quindi un momento storico, il completamento in qualche modo dell'era della Stazione Spaziale Internazionale e l'inizio della nuova era che parla di Luna, che parla di CIS lunare, che parla di utilizzo delle risorse extraatmosferiche, quindi significati multipli in questo evento odierno. Allora Roberto, ogni tanto sentiamo la voce dei cronisti che danno informazioni per quanto riguarda il lancio, ormai mancano veramente pochi minuti, sta per scattare diciamo il decimo minuto al lancio. Ecco, il sito di lancio è quello storico. Elon Musk, lo SpaceX, se l'è assicurato. Una scelta, immagino, strategica di immagine, ma anche molto considerazione di se stesso, convinzione di se stesso e delle sue potenzialità, possiamo immaginare oggi, no? Un'incredibile scelta quella di acquistare l'intera rampa, ristrutturarla e decollare da lì. E quando la prima volta che ho sentito che SpaceX ha deciso di acquistare, quasi non ci credevo, non credevo che NASA potesse concedere a un privato una rampa così importante come storia, e in realtà così è stato, e a maggior ragione proprio prendendo possesso della rampa principale del Kennedy Space Center, cuore dei lanci americani, Elon Musk dimostra in qualche modo la superiorità delle iniziative private nel contesto statunitense e nel contesto americano. Quindi certamente la rampa 39A ha esso stesso un valore simbolico ed importante. Sì, molto simbolico, molto importante, e anche come dire, la dimostrazione di un... Devo dire che Elon Musk è sicuramente una persona molto particolare, che ha tirato forse molti ingegnosità, perché poi io non conoscevo la Tesla. Quando mi hanno raccontato la prima volta della Tesla, conoscevo Elon Musk e SpaceX, ma non l'avevo agganciato né alla Tesla né tantomeno a PayPal. Cioè, ha avuto una storia un po' particolare, anche un po' bizzarra. Il nome del figlio, adesso sono ovviamente fatti suoi. Tu hai avuto modo di conoscerlo di persona? Immagino di sì. È una persona sicuramente non incontrandola non sembra proprio colui che poi è dietro al genio che ha creato SpaceX, che ha creato il motore Merlin, che ha creato il motore Raptor di Starship, che ha creato il Falcon 9. È una persona un po' particolare, statura abbastanza alto, anche come dialettica, non colpisce, ma quello che colpisce sono i risultati, quello che colpisce è la sua capacità. Quello che colpisce, per fare una foto di una storia più recente, è la sua determinazione, per esempio nel modo in cui lui sta portando avanti adesso il successore di Falcon 9 più Crew Dragon, e cioè Starship. È incredibile, è incredibile il modo in cui lui porti avanti la costruzione di prototipi ad altissimo rischio, con un altissimo ratio di insuccessi, già preventivati per tagliare al massimo i tempi morti e per arrivare in tempi rapidissimi al successo finale. Cioè, costruire un successo attraverso passi, ciascuno ad alto rischio di fallimento, è una strategia totalmente nuova per quello che è stato storicamente l'approccio di tutti quanti al settore spazio. Ci vuole anche molta convinzione di se stesso, delle proprie potenzialità e soprattutto della sua squadra, perché poi alla fine immagino che si sia circondato di un'ottima squadra. Se vuoi vincere devi fare le scelte migliori.
Roberto, mancano 7 minuti e 2 domande al volo. Intanto, se gli astronauti che stanno dentro la capsula adesso hanno delle funzioni particolari o, come già ci accennavi l'altra volta, devono attendere pazientemente, diciamo, e anche con un po' di impazienza personale questo momento, e se c'è un limite per il blocco del lancio, cioè se c'è una, come dire, un rubicone oltre il quale il lancio non può essere fermato o può finire come un qualsiasi film, diciamo, di thriller per cui si spegne il tutto a un secondo dalla fine. Gli astronauti in questo momento pensano sicuramente ad altro, l'adrenalina arriva a prende il sopravvento su qualsiasi altro stimolo, e per quanto invece riguarda il lancio, bisogna anche qui distinguere quello che accade per il Falcon 9 da quello che accadeva per lo shuttle. Lo shuttle aveva 3 motori principali più 2 booster solidi laterali. I motori principali erano ossigeno e idrogeno e potevano essere accesi o comunque spenti. Invece i booster solidi potevano essere accesi e una volta accesi si andava. Quindi nel caso dello shuttle il countdown andava a zero, venivano istantaneamente accesi 3 motori principali, funzionanti, davano il go ai motori laterali, e una volta accesi i motori laterali bisognava necessariamente andare, qualunque cosa fosse accaduto dopo l'accensione dei booster solidi laterali bisognava andare. Anche per questo il rischio degli astronauti nei primi 2 minuti di volo con lo shuttle, che non aveva sistemi di emergenza, era altissimo. Il caso del Falcon 9 più Crew Dragon odierno è diverso. I motori possono essere accesi e spenti, e soprattutto nel caso d'avaria Crew Dragon può essere estratta fisicamente dal resto del razzo per tramite dei motori che sono proprio integrati nella capsula in Crew Dragon. Quindi il margine di sicurezza per Crew Dragon più Falcon 9 è altissimo, sia dal punto di vista della funzionalità dei motori Merlin, sia dal punto di vista della capacità autonoma del Crew Dragon di portare in zona di sicurezza l'equipaggio. Questa capacità di estrazione della capsula e di salvare l'equipaggio in qualunque circostanza è anche tipica della Soyuz, tant'è vero che circa un anno fa c'è stato proprio un incidente in questo senso con la Soyuz che aveva avuto un problema. La capsula è stata estratta e portata a distanza di sicurezza. Certamente a bordo per gli astronauti non è assolutamente piacevole. E le forze di questa fase di estrazione sono altissime. L'importante è tornare a terra sani e salvi. Assolutamente chiaro. Allora, noi stiamo vedendo sostanzialmente quello che accade sul sito di lancio della Florida, del Kennedy Space Center, che è appunto quello che ospita. Mancano 4 minuti e 45 secondi al via. Ovviamente immagino, Roberto, che siamo tutti speranzosi che, come dire, oggi si parta e che il lancio vada assolutamente bene. Quello che è stato ricordato oggi un po' da tutti, ma in queste settimane, è che stiamo per entrare in un'era diversa, molto differente, anche se poi in teoria non c'è nulla di differente. Perché così come le imprese private tipo la Boeing realizzava il Saturn e dava la possibilità di andare o parti dello shuttle di andare nello spazio, anche qui è un'impresa privata, ma il ruolo della stessa è quello che si è modificato radicalmente. Francesco, scusa, ti stavo ascoltando e non ascoltando, perché veramente ormai ci siamo quasi. Allora, facciamo così, che questa domanda la faccio dopo. Allora, facciamo così. Tu stai seguendo, tocca a te. Mancano 3 minuti e 39 secondi sul Launchpad 39B. Tocca a te, è tutto tuo, Roberto.
Sì, questi sono i momenti finali dove in realtà non spetta agli astronauti, non spetta a coloro che sono all'interno, che hanno avuto opportunità, ma è tutto il team, tutti gli esperti, gli ingegneri, ciascuno davanti allo schermo, al proprio schermo, ciascuno nella propria posizione al centro di controllo, che guarda numeri, che cerca di anticipare problemi. C'è un piccolo esercito dietro a Bob e Doug. Bob e Doug li vediamo in queste immagini, il Crew Dragon è lì fermo, ma in realtà dietro a loro ci sono tutti gli ingegneri, tutti gli specialisti, tutti coloro che hanno costruito e che adesso stanno, ciascuno per quanto di competenza, silenziosamente monitorando i parametri, i numeri, le virgole, le pressioni, le accelerazioni. Tutto deve rimanere stabile, nessun parametro deve andare fuori dei limiti, altrimenti il conto alla rovescia viene interrotto, il lancio viene fermato. Quindi questi minuti in realtà sono minuti di attesa. Dopo una lunghissima preparazione, nel caso del Falcon 9, iniziata la storia nel 2010, quindi sono circa 10 anni, 2 minuti e 42 secondi, gli ultimi 2 minuti e 42 secondi di un percorso iniziato circa 10 anni fa, passato attraverso la dimostrazione che il Falcon 9 funziona, l'utilizzo del Falcon 9 per mettere in orbita satelliti e cargo per la stazione, l'ulteriore specializzazione del Crew Dragon nelle due versioni, la prima solo cargo e la seconda, l'attuale, per persone, il completamento di tutti i step, i requisiti previsti da NASA per rendere, tra virgolette, human rated, macchine complesse come il Crew Dragon. L'ultimo test, l'ultimo test, quello forse più significativo, a dimostrare che Crew Dragon poteva essere estratto in sicurezza dal caso d'esplosione, quello anche, molti di noi l'hanno visto, Francesco sicuramente te lo ricordi, il test spettacolare dove intenzionalmente il Falcon 9 è stato fatto esplodere per dimostrare la capacità dei motori integrati nel Crew Dragon di portare a distanza di sicurezza la navetta. Un percorso lunghissimo, una serie quasi infinita di verifiche, tutto converge in questa ultima fase del countdown, dove tutti i numeri, tutti i parametri, tutte le pressioni devono rimanere stabili. Sentiamo, manco 37 secondi. Possiamo mettere all'audio della diretta NASA? So rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage one propulsion is nominal. T-plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go! Falcon power, telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Adesso facciamo come... Reports say all systems are go. Urge rollando e tito stagno. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. Ci abbiamo uno spassamento di immagini. Back up to full powers. We're through max Q. Siamo in volo. Copy 1 Bravo. And we heard that 1 Bravo call out. That's just the second aboard zone that they're in. La partenza del primo razzo privato dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, in grado di aprire la nuova era dell'esplorazione lunare
We've heard the call out for MVAC engine shell. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. We heard we're throttling Alberto. Down the Merlin engines on the first stage. And we have Miko. Miko. 2 Alpha. Falcon stage separation confirmed. Falcon 2 Alpha. Allora, Roberto. Sì. And back again. Allora, se trovate il primo stadio. Questa in realtà è una missione nella missione. All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So they're going to continue under the power of this second stage. Stage 2 propulsion is nominal. Which will cut off at SECO, or second engine cut off, at about 8 minutes and 44 seconds into today's flight. So a little over 5 minutes to go still on this second stage. You heard the call out 2 Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Things looking good, though, getting good call outs, nominal propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Allora, Roberto, mi senti? Dragon SpaceX, sì. Sì, Francesco. Allora, ho chiesto di abbassare un po' l'audio. Allora, in questa fase si è separato il primo stadio. Che cosa sta, che poi peraltro ne parleremo, perché anche quello dello stadio del Falcon è una missione nella missione, come accennavo prima, perché tra qualche minuto dovremo vederne le fasi di atterraggio. Che cosa sta accadendo adesso? Beh, innanzitutto ce l'abbiamo fatta, il decollo è avvenuto, quindi, è andato tutto bene, e quindi un applauso bel, per questa fase, un bel applauso per la NASA, per SpaceX, per gli astronauti, per tutti gli ingegneri, un per ben gli Stati fatto. Uniti che tornano nello spazio dal suolo americano, bisogna anche ricordare questo, siamo ospiti oggi anche del territorio statunitense, e quindi la nuova era è iniziata. Okay. Ora, che cosa sta accadendo a Doug Bob? Innanzitutto, quello che dovrebbe accadere, e qui purtroppo c'è uno sfasamento nelle immagini, quindi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio, il primo stadio del Falcon 9 dovrebbe riatterrare, quindi teniamo un pochino NASA Select sotto controllo per vedere se riusciamo a capire quando e se il primo stadio riatterra. Dovrebbe essere tra 5 minuti circa, però è vero che c'è uno sfasamento anche sul live della NASA, perché io ho aperto vari device collegati e siamo in ritardo comunque di qualche secondo. E questo è un altro dei motivi per cui l'evento di oggi è storico, perché oltre a quello che abbiamo detto, quindi l'American astronaut on board of an American rocket from an American soil, oltre ai privati c'è anche l'aspetto della riutilizzabilità almeno del primo stadio del Falcon 9, okay? Quindi questo è l'ulteriore elemento che in qualche modo crea e realizza l'unicità dell'evento odierno. Ma guardiamo per il momento quello che sta accadendo a Bob and Doug a bordo del Crew Dragon con il secondo stadio, che li sta spingendo dove? Loro adesso sono al di fuori dell'atmosfera e devono avere un delta V sufficiente per entrare in orbita bassa. Cosa significa? Significa che tutti i satelliti o le navette che orbitano al di fuori dell'atmosfera devono avere delle velocità, tipicamente sono 7600-7700, circa leggermente meno di 8000 metri al secondo, circa 8 chilometri al secondo.
sono delle velocità incredibili per noi sulla Terra. 8 km al secondo significa 27.000 km all'ora. E sono dei numeri che sono totalmente al di fuori del nostro senso terrestre. Una volta loro hanno cominciato a orbitare intorno alla superficie terrestre, fanno un giro completo ogni più o meno 90 minuti. Vedono un'alba e un tramonto ogni 90 minuti. L'abbiamo già sentito, questa particolarità della Stazione Spaziale Internazionale e dell'orbita della stazione che passa attorno alla superficie terrestre più o meno ogni 90 minuti. Quello che accade già da adesso è più o meno la stessa cosa. L'orbita in cui attualmente si trovano Bob and Doug è molto simile a quella della stazione. Dopodiché quello che dovranno fare è effettuare la manovra di avvicinamento e successivamente di aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale, quindi il Crew Dragon, non adesso, non in questo momento, per ora ancora deve stabilizzarsi in orbita bassa. Però il passo ancora successivo sarà quello di variare l'orbita, arrivare alla Stazione Spaziale, agganciarsi e gli astronauti entreranno poi all'interno. Vedo delle immagini del primo stadio, sembra che in qualche modo stia per riatterrare, per molestando lo sfasamento sia già atterrato. Vedi anche te, Francesco, le immagini, quelle fiamme che si intravedono su NASA Selector, sì. Che non so se... Sì, le vedo. Però dovrebbe atterrare tra 2 minuti, secondo le tempistiche che io avevo, cioè a 09 dovrebbe essere tornato, e qui è in fase di discesa. Sì, in fase di discesa. E commento delle immagini che vedo io, sempre col rischio che siano sfasate rispetto a quello che vede chi ci ascolta. Comunque, quello che accade al primo stadio del Falcon 9, in questo momento cade, la gravità lo attira, e aumenta progressivamente la velocità con l'aria che al contrario tende a resistere. Quindi il primo stadio del Falcon 9 raggiunge una velocità, di un punto d'equilibrio tra la gravità che lo tira e lo fa accelerare e l'aria che resiste. Nell'ultimissima parte, quando ormai prossimi alla piattaforma a mare, dove è pronto ad accoglierlo, verrà riacceso almeno uno dei motori Merlin che rallenterà il radio di discesa, facendolo poi appoggiare. A questo proposito, Roberto, scusami, se non ricordo male, però potrei sbagliarmi, gli ultimi due tentativi di recupero non sono andati bene. Questo che stiamo vedendo adesso è appunto la nave dove deve atterrare. Quindi sarebbe un enorme successo se capitasse oggi di recuperare. Guarda, Francesco, sembra, anche se le immagini sono in ritardo, sembra che sia già riatterrato. Atterrato, sì. Hai perfettamente ragione. Riatterrato con successo. E se vedo alcune immagini del primo stadio che si è seduto, appoggiato sulla piattaforma. È un grande risultato. Assolutamente. Un grandissimo secondo risultato, il secondo della giornata, il primo il secondo l'atterraggio in prospettiva di riutilizzare il primo stadio, il secondo evento storico dell'oggi. Sì, devo dire, veramente è andato, ovviamente manca ancora una trentina di minuti perché rientrino in prossimità dell'orbita della stazione spaziale, quindi accendano, diciamo, i motori della navicella per avvicinarsi al contrasto, però fino adesso il lancio è andato perfettamente. È una giornata veramente molto importante perché, come dicevamo, è una nuova era, diciamo, dello spazio. È uno spazio in cui i privati, probabilmente soprattutto per quello che riguarda la parte terrestre, quindi le orbite terrestri, sarà molto importante, avrà un deciso contributo.
Roberto, ti immaginavi appena, non dico quando sei entrato nel 98 come astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, ma quando hai fatto il primo volo nel 2002, che lo spazio sarebbe diventato quello che è oggi? Francesco, in realtà no, ma non bisogna tornare a quando nel 98 sono stato selezionato, ma neanche in tempi più recenti avrei mai pensato che un giorno arrivasse in maniera così importante una realtà come SpaceX. Tra l'altro, adesso possiamo commentare l'evento, ricordo ieri o l'altro ieri, quello di Starship, perché per motivi scaramantici era meglio non raccontare prima. E cioè l'esplosione del quarto prototipo, esplosione spettacolare a Boca Chica in Texas, dove improvvisamente il quarto... Aspetta, credo che ce la possano far vedere Stefano e Marco, Fabio, che stanno con noi e che hanno curato tutto questa diretta, hanno fatto un ottimo lavoro come sempre in questi mesi che stiamo lavorando in collaborazione appunto con la missione. Se avete la possibilità di farci vedere questi 20 secondi dell'esplosione, che poi tra l'altro il test di per sé non è andato male, solo che dopo è esploso, insomma, ecco. Non è andato male a parte l'esplosione. A parte l'esplosione, sì, nel senso, era un test del motore Raptor che tu segnalavi prima, quello ha funzionato, tranne che poi è esploso. Però insomma, adesso i dettagli oggi non sono stati mandati, però adesso sì, ribadisco, se possiamo mandarlo, eccolo qua, le tue immagini sono molto affascinanti, cioè, tutto, e peraltro è stata la stessa SpaceX, la NASA, a farlo uscire fuori più volte, che sono stati, non, come dire, hanno voluto in qualche modo esorcizzare forse quello che sarebbe successo, no, oggi. In realtà Francesco è leggermente diverso, nel senso che la NASA ha una telecamera 24 ore su 24, anche in questo momento, per far vedere tutto quello che accade minuto per minuto nella facility di Boca Chica, dove SpaceX sta costruendo Starship. Anche in questo momento, se vuoi, vai, ci sono delle telecamere fisse, immagini per tutti. Quindi è assolutamente impossibile nasconderla. È assolutamente impossibile nascondere, e la cosa incredibile è che tu puoi seguire minuto per minuto tutto quello che loro fanno e vedere la incredibile rapidità con cui 24 ore al giorno lavorano. Vai a letto la sera, la mattina dopo hanno costruito un pezzo importante in più del razzo. Questo che è esploso era la quarta esplosione di seguito. Sia il primo che il secondo che il terzo che il quarto sono tutti esplosi, ma loro hanno già in preparazione il numero 5, il numero 6 e il numero 7. Per l'appunto parlavamo prima di questa incredibile, innovativa strategia di SpaceX, di Elon Musk, dove lui predispone una serie di prototipi sapendo già che ciascuno ha una altissima possibilità di aver problemi o addirittura, come abbiamo visto in quelle immagini spettacolari, di esplodere. Ma il fallimento dell'uno non è un problema, perché per esempio nel caso in specie il quinto, quindi il successivo, è già lì a Boca Chica pronto per essere completato e per riprovare dove il precedente non è riuscito. Ecco, come si dice, quando si trattava di andare sulla Luna c'era una famosa frase, non mi ricordo di chi, però sicuramente uno, anzi credo fosse legato all'Apollo 13, però non ricordo bene, che il fallimento non è un'opzione. Sì, è assolutamente particolare lo spirito, la forza, l'energia, la determinazione di SpaceX e Elon Musk, che tra l'altro intravedo nelle immagini si stanno, Bob e Doug si stanno rilassando e probabilmente stanno facendo, preparandosi per la fase successiva. Qual è la fase successiva? Adesso sono finalmente in orbita, devono cominciare tutte le predisposizioni, le verifiche per l'avvicinamento alla stazione spaziale internazionale
e il successivo aggancio. Questa è una fase ovviamente molto, molto, molto lunga, quindi non penso che continueremo a seguirli molto ancora. Certamente loro adesso sono in orbita di sicurezza all'interno della capsula, guardano, possono vedere la Terra dal di fuori. Sono nello spazio all'interno del Crew Dragon, prima navetta privata degli Stati Uniti e del mondo intero. Questa è assolutamente una notizia estremamente importante, i commenti saranno molteplici domani, anche tu ne hai fatti già con alcune interviste a alcuni giornali italiani. Di fatto cambia poi il paradigma, però c'è una cosa, in effetti quando, come dire, la navicella si avvicinerà, sarà tra circa mezz'ora, vediamo se ci sono domande da chi ci sta seguendo, ma insomma possiamo dire già adesso che, come dire, il lancio è riuscito, il ritorno è riuscito, siamo veramente in una nuova era. Però una cosa a me serve, perché lo dico per me stesso, perché io ho sempre guardato i razzi come una cosa che va dritta e poi ho scoperto che non va dritta, va dritta fino a un certo punto, poi curva e va a prendere un angolo. Sì, il decollo del razzo dipende dalla rampa di lancio, dipende dalla latitudine, dipende da tutta una serie di fattori. Certamente il dritto per dritto c'è anche il lancio che va dritto, è quello di New Shepard, di Blue Origin, di Jeff Bezos. Io lo chiamo l'ascensore senza fili. Se voi guardate, se Francesco guardi su YouTube, metti New Shepard, ci sono tutta una serie di voli. In effetti New Shepard, da questo punto di vista, ha un primato. Il numero di voli sequenziali della stessa macchina. Nel caso, per fare un esempio, nel caso di SpaceX, credo che i primi stadi siano già stati riutilizzati fino a 4-5 volte. Il New Shepard, se non vado errato, adesso potrei sbagliare, ma ha superato anche il numero 5, forse 6 o 7. Quindi il concetto di riutilizzabilità del primo stadio sta sempre più diventando una realtà. E per quanto riguarda il New Shepard, tornando alla tua osservazione, quello decolla e va dritto per poi riatterrare dritto, ripeto, una sorta di ascensore senza fili. Perché questo? Qual è la differenza tra un lancio di Falcon 9 come quello di oggi e quello del New Shepard? Il New Shepard arriva al di fuori dell'atmosfera ma a velocità zero per poi ritornare, cioè cadere praticamente in maniera balistica. Il caso invece del Falcon 9 è diverso, perché oltre ad andare al di fuori dell'atmosfera deve anche dare, nel caso nostro al Crew Dragon, una velocità sufficiente per farlo rimanere in orbita. Quindi il tipo di inclinazione, il tipo di traiettoria del razzo dipende anche dipende soprattutto dall'orbita in cui vogliamo mettere il Crew Dragon, che a sua volta deve avere una specifica orbita per potersi poi agganciare alla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi c'è tutto il motivo per cui un razzo decolla in un modo piuttosto che un altro dipende dal fatto, nel caso specifico nostro, che vogliamo, tra virgolette, inseguire la Stazione Spaziale Internazionale. In che senso, tra virgolette, inseguire? Inseguire nel senso che adesso se ti agganci, ti devi avvicinare piano piano, e lì devi usare però quindi devi avere delle caratteristiche dell'orbita tale per cui può farlo, se altrimenti non riesci ad agganciarti. La Stazione Spaziale Internazionale ruota su una specifica orbita. Però appunto diciamo, andando a chiudere, per tentare di spiegare a tutti come funziona, lì usi i motori della navicella, però. Sì, ma devi essere già in una posizione precisa, perché altrimenti il carburante che ti serve, il problema è portare il carburante che hai, è limitato. Quindi non puoi permetterti delle variazioni d'orbita troppo complesse. Assolutamente, Roberto. Allora, per essere chiari, tu fai, come dire, un lancio che non è dritto, che non devi tornare giù, ti devi interserire,
come dire, inserire un'orbita. In questa orbita devi salire fino all'orbita di 400 km da, diciamo, dal pianeta, diciamo, dallo zero, dalla superficie terrestre. Dalla superficie terrestre, quindi ti devi mettere il codo. Dopo ciò ti metti un'orbita dove sta anche la Stazione Spaziale Internazionale, la quale gira a 28.000 km orari, così come la tua navicella. Esatto. E quindi la differenza dell'avvicinamento è data dai tuoi propulsori, immagino. Però non li puoi usare un po' a cavolo, perché basta poco per avvicinarsi, giusto? Quanto dura la fase di attracco? Tu hai fatto sia la Soyuz che lo shuttle. È un'operazione che va per millimetri, giusto? È una fase estremamente delicata, che richiede tempo, proprio perché la velocità relativa deve essere minima, ma ciascuna delle due navette va a 28.000 km all'ora. Quindi bisogna raggiungere la precisione, una precisione millimetrica o centimetrica, tra due navette che ciascuna viaggia a velocità estremamente significativa. Per questo è una manovra che è molto lunga, molto lunga, dove le due prima si stabilizzano alla stessa velocità, poi il Crew Dragon accelera leggermente, progressivamente si avvicina, ma mantenendo questo ratio di avvicinamento sempre al minimo, in modo tale da potersi da poter far coincidere quello che è per poi permettere alle rispettive parti meccaniche di incastrarsi come deve. È una manovra, il docking dopo il lancio e dopo il rientro è certamente la manovra più difficile, più particolare, proprio per questa particolarissima situazione dove pur le navette andando a velocità altissima devono avvicinarsi con una velocità relativa quasi insignificante. Tenendo conto che non c'è inerzia, quindi quando tu dai un'accelerazione lì non è che c'è qualcosa che ti frena, devi essere veramente molto preciso. A volte sfuggono queste cose, lo dice uno che è tanti anni che lavora in questo settore, anche se non è un ingegnere, quindi ovviamente non ha queste cose. Sono momenti estremamente delicati e uno non ci crede, ma seguire i docking, ma immagino anche per l'astronauta, cioè sono ore e ore di perfetta attenzione, che se sbagli qualcosa... Ma non solo, Francesco, poi c'è un'altra considerazione, poi magari non andiamo oltre, perché c'è la meccanica orbitale particolare, quindi se ci sono due navette che sono Stazione Spaziale e Crew Dragon, che stanno andando alla stessa velocità, l'una segue l'altra. Se io accelero con Crew Dragon, l'aumento di velocità lineare mi crea una variazione, seppur piccola, dell'orbita, quindi mi sposto. Se io devo agganciarmi e sto puntando verso il punto in cui mi devo agganciare, se aumento la velocità mi si modifica il punto d'aggancio, la posizione relativa. E infatti l'esame per il docking manuale, nel caso della Soyuz, è uno degli esami più difficili. Tu sei in un simulatore e ovviamente è il caso in cui il computer non funziona. Tu porti manualmente, voli manualmente la Soyuz a un docking manuale verso la stazione e è difficilissimo, ti prendi i tuoi bravi voti da 0 a 5. Ricordo il mio esame finale, fu fortunato e sono passato a pieni voti, ma è veramente difficile fare il docking proprio per questa particolarità della meccanica orbitale, che ti porta ad avere questi effetti combinati dove tu vari un parametro e gli altri ti cambiano. Quindi tu devi lavorare continuamente sui 360 gradi e tenere tutti questi parametri sotto controllo. Allora, io vorrei chiamare da noi Marlin Nice. Marlin, ci sei? Da un po' a sorpresa, per cui... Sì, sono qui. Scusami, ma hai ragione, grazie. Allora, io ti volevo, perché stiamo andando a chiudere, diciamo, come ricordava Roberto, adesso c'è una fase più tecnica, però insomma tutta più lunga. Domani mattina avremo l'ingresso agli astronauti e volevo solo
raccontarvi insomma della dichiarazione che ha fatto in questo momento il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccocci. Ovviamente si è congratulato con gli Stati Uniti e la NASA per il successo del lancio, parla di un passo significativo che segna l'inizio di una nuova era commerciale per i voli spaziali umani e ricorda come una delle basi, diciamo, di controllo del processo dei lanci, che tutto vada bene, è una base umana, quella di Malindi, che segue normalmente molte fasi di lancio, comunque segue quelle del volo umano. Quindi volevo condividere con te, Marlin, questo messaggio, e volevo anche dirti, credo che sia il momento forse di accomiatarci dal generale Vittori e dal nostro pubblico che così carinamente ci ha seguito anche questa sera. Grazie Francesco e grazie generale per spiegare tutto questa sera, per, you know, per questo lancio e del tecnico e tutte le cose che è impossibile per noi per spiegare. So grazie mille per tornare e parlare con noi. Piacere, grazie a voi dell'invito. Bene, allora io non posso ringraziarti Roberto, ringraziare tutti quanti che sono stati con noi, ringrazio e lo voglio ricordare Fabio, Stefano, Marco, Tiziana, tutti coloro che insieme a Marlenisa hanno permesso di realizzare questa diretta. Oggi è una giornata storica, ce la dobbiamo segnare, 30 maggio 2020, i nostri nipoti a questo punto, per quanto mi riguarda, probabilmente lo studieranno nei libri di storia. Ciao a tutti, Marlin, a te il saluto finale. Solamente grazie per il programma e avremo più programmi nella serie From Home to Space. So, non abbiamo totalmente pianificato, però avremo più. So, guarda questo spazio per più programmi qui.